Ciao a tutti amici, ciao a tutti, benvenuti a questa live, la prima live dedicata a Silent Hill 3. Come al solito, prima di iniziare chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per essere sempre, dico sempre, aggiornati sui nuovi video e nuove live che vado a fare quasi ogni giorno. Allora, aspetta che qui parte di nuovo il video. Allora, andiamo sulle opzioni, via. Allora, dicevamo ragazzi, prima serata dedicata a Silent Hill 3. Silent Hill 3, allora, innanzitutto quello che voglio dirvi è che Silent Hill è sempre stata la mia saga videoludica preferita, horror, certo anche Resident Evil, però Silent Hill è quella che mi è sempre piaciuta di più, mi ha sempre impressionato di più, mi ha sempre coinvolto di più. Questi orrori così viscerali, impalpabili, hanno dato vita a dei giochi veramente epocali. Secondo me l'apice si è toccato con Silent Hill 2, però anche Silent Hill 3 e 4 non sono male. Silent Hill 3, pur non avendo secondo me le vette di eccellenza di Silent Hill 2, aveva comunque una sua identità, un suo perché. Tra l'altro fu un gioco abbastanza clamoroso per la storia. Adesso io non credo di poter, insomma, di non aver grandi problemi a fare spoiler, visto che chi vede questa live, insomma, perlomeno sa di cosa stiamo parlando. Non penso che sia la prima volta che vedrete questo, che avete visto questo gioco. Silent Hill 3 segnava una clamorosa rivelazione. Aether, la protagonista del gioco, in realtà è Alessa, ragazzi, è Alessa divenuta grande, scappata poi dalla città, ancora prima chiaramente su Silent Hill 1, con Harry Mason, suo padre, che gli ha cambiato nome
e gli ha cambiato taglio di capelli, insomma ha cercato di fare in modo che la figlia non ricordasse più il suo passato, ma purtroppo il passato ritorna e chiaramente lei è costretta a fronteggiarlo ancora una volta. Allora, prima di iniziare salutiamo i ragazzi, beh, attiviamo la chat, salutiamo tutti. Ciao ragazzi, ciao Girolamo, ciao ciao. Buonasera anche a Daniele Oresta, ciao ciao ciao. È una saga oscura, ovviamente, solo all'oscuro può essere ambientata. Allora ragazzi, bando alle ciance, io andrei ad iniziare subito. Inizia partita, nuova partita. Allora io farei normale livello d'azione, indovinello, sono praticamente gli enigmi generalmente, al di là del gli enigmi sono sempre quelli più o meno, solo che cambiano gli indizi, cambiano i suggerimenti che ti danno per risolverli e di conseguenza diventa più o meno difficile la cosa. Io metterei tutto normale. Madonna, ma cazzo, appena tardi un attimo, questo inizia con la tiritera della intro, peraltro molto bella, che abbiamo visto. Allora vai, 3-2-1, normale, via. Qui, se non ricordo male, si apre con l'incubo di Aether. Lakeside Amusement Park, nominato anche in Silent Hill 2. Where am I? Allora, ciao Alex, su che console? Allora, io sto giocando su Xbox Serie X, ma il gioco è praticamente la versione che era per Xbox 360. Allora ragazzi, alcune cose da dire su Silent Hill 3. Tra l'altro Silent Hill 3 è stato il gioco da cui poi è stato tratto il secondo film di Silent Hill, Silent Hill Revelations, che quando lo vidi ai tempi non mi convinse molto, però tutto sommato l'ho rivisto recentemente, devo dire che l'ho un pochino rivalutato. Allora non è un capolavoro, però tutto sommato nell'economia del gioco ci può anche stare. Naturalmente il primo Silent Hill, il primo, quello diretto da Christoph Gans, è stato un gran film, secondo me quello sia meritato, il secondo è un po' così, dai. Allora, dicevamo, questo è l'incubo di Aether, che non è altro che Alessa Gillespie, con un nome diverso, cambiatogli appunto dal papà Harry Mason, per fare in modo che lei non ricordasse il suo passato doloroso. Orco 2, che cazzo c'è qua? Già cominciamo subito. Allora, questo è un negozio. Allora, qui siamo sul Luna Park, praticamente. Adesso io il gioco me lo ricordo per sommi capi, insomma, mi ricordo a grandi linee com'è il gioco, ma non mi ricordo benissimo. Dobbiamo trovare uno dei mostri enormi qui. Ok. Madonna ragazzi, credo lei debba andare sull'otto volante. Porca puttana, pure questa c'era.
Ok. Ora mi sembra che lei vada, corra qui sulle rotaie dell'autovolante, che a un certo punto... Mamma mia, ragazzi. Che sound che ha sto gioco. Comunque si capisce chiaramente che è un incubo, insomma, dai, già ai tempi quando lo giocai si intravedeva che era un incubo, questo non poteva mai, poteva essere una roba vera, a parte che poi con tutto quello che succede. Qui parte la cutscene, mi pare che sia il momento in cui arriva l'autovolante e che quindi lei si sveglia. Inizialmente ho detto cazzo, questa muore. Bella risveglio ha fatto. Lei si risveglia in un ristorante di un centro commerciale. Tra l'altro si sentono i rumori del centro commerciale, ma c'è solo lei, cazzo. Potevano fare un minimo di far vedere un po' di persone, sentono solo i rumori. Occhio al braccialetto, alla collanina che ha il Flauros. Tra l'altro non sono a Silent Hill qui, sono in una città vicina, credo. Ed è la prima volta che nella saga di Silent Hill si vedeva una scena, diciamo, che non era ambientata a Silent Hill. Poi magari ci tornano effettivamente, però. Qui c'è l'investigatore privato che gli dice che qualcuno la cerca. Qui chiama il padre e non si capisce che è Harry Mason inizialmente. Yeah, sorry I didn't call sooner. Yeah, I guess I was. Anyway, I'm coming home now. Oh, I didn't get that thing you asked me to. Okay. Okay, I will. I love you too, Dad. Telefono? No. Già ai tempi avevo un graficone Heather, questo, eh. I need to speak with you. My name is Douglas Carton. I'm a detective. A detective? Really? Well, nice talking to you. Hold on. There's someone that wants to meet you. Just let me have an hour. No, a half hour of your time. My daddy always told me not to talk to strangers. Ottimo consiglio. This is very important. It's about your birth. I'm not interested. È lo stesso, Girolamo, è lo stesso. Are you still following me? Do I have to scream? Sorry. I'll wait here. L'aspetta fuori dal bagno. Ok. Allora ritorniamo a usare Aether. Quindi questo è il salvataggio. Lo conosce. È che non si ricorda, ovviamente. E non eravamo a Luna Park all'inizio. Stavi un po' dormendo, secondo me, Girolamo. Ti eri un po' addormentato, non ti sei reso conto che eravamo a Luna Park. Allora, creiamo un salvataggio. Ma l'ha creato il salvataggio o no? Al bagno del centro commerciale, ok. Ok. Ah, non mi ricordavo sta roba. Ciao Andrea, ciao. Proprio così occupato che me l'ha educata a bussare. Vabbè. Quindi lei praticamente fugge dalla finestra per non farsi beccare dalla
dall'investigatore privato. La bloccata, non riesco a passare, ok. Ah sì, qua mi ricordo una roba divertente che ho sempre, mi sono sempre messo un po' a ridere anche i tempi. Allora, qui ci sarebbe la porta dove poi adesso lei entra praticamente da una porta di servizio, rientra nel centro commerciale. Ma non si trova il pupazzo all'inizio, guarda che ti ricordi male, eh. Guarda che ti ricordi male, era il coniglietto, ma non si trova ora. Allora, beh, questo facilita le cose, forse dovrei girarci attorno, non importa. Come ha fatto a parcheggiare qui? Ecco, io mi è sempre venuto da ridere. Questo ha parcheggiato e poi come cazzo è uscito dal furgone? Cioè, già questa era una roba surreale, porca puttana. Vabbè, vabbè. Già questo ti fa capire che è un po' strana come situazione, ok? Rientriamo dalla porta e qui inizia il problema perché non c'è più nessuno, apparentemente non ci si sentono rumori, ma la realtà, diciamo, alternativa, chiamiamola così, la realtà distorta di Silent Hill inizia a materializzarsi. È certo che c'è il film. Qui ti aiutano anche per il fatto che quando lei gira la testa, praticamente ti fanno capire che c'è un oggetto da prendere, una porta da aprire, insomma c'è un piccolo aiuto, ecco. Aspetta, c'è una porta qua, no? Ok. Allora qui sicuramente è tutto chiuso perché ricordo che si deve entrare dalla porta, l'unica porta qui con la luce, con la serranda tirata su. Ho la pistola. Stava pasteggiando allegramente. Io pensavo dovessi ucciderla direttamente, invece fa tutto parte della cutscene. Schiattato. Adesso vomita, mi pare. What the hell is this thing? No, mi sembrava vomitasse, non so, avevo il ricordo che vomitava. Vediamo se la dice qualcosa. Sicuramente non è umano, non ho mai sentito di un animale simile, di certo non è un vestito. Per quanto può sembrare strano, un mostro è l'unico modo di descriverlo. Ok, famiglia Venom. Proiettili per la pistola. Si vede da qui che è roba morta. Forse deve chiamare aiuto. I vestiti mi piacciono, ma non è il momento di. Però lei la guarda e sembrava. Dovessi prendere qualcosa, forse no, forse no. Ah no, guarda semplicemente il mostro, vabbè. Qui non credo ci sia niente, no, ok. Le grucce qui si prendono, no? Ok, qui ancora non abbiamo. Ah, è la mappa, eccola. Ecco la mappa, dovremmo vederla, ok, così. Ok, al momento non abbiamo ancora la luce. Oh, cazzo! Mamma mia.
No, non è TP, ma è PT. Era il era il teaser giocabile di Silent Hills, che sarebbe dovuto uscire da là a poco, ma che alla fine non hanno fatto. Che cazzo sto facendo? Non hanno fatto vedere. Non lo hanno fatto alla fine, lo hanno cancellato. Allora, vediamo un po'. Ricordo qui la maggior parte della. La maggior parte delle porte dovrebbe essere chiusa. Tra l'altro è piuttosto buio, non si vede un cazzo. C'è niente. L'ascensore immagino non vada, ovviamente. Qui è chiuso. Allora, se non ricordo male, ci sono solo due tipi di finali. Solo due tipi di finali. Cioè, il finale buono e quello cattivo. Ed è tutto legato al fatto di una scelta verso la fine, ma soprattutto del fatto di uccidere più o meno mostri. Se uccidi tanti mostri, dovresti avere il finale cattivo. Se ne uccidi pochi, dovresti avere il finale buono. Se non ricordo male, dovrebbe essere così. E già iniziano i mostri che sembrano quelli di Alice in Wonderland. Io quasi quasi lo lascerei lì, che così metto da parte proiettili. Ammazza, ragazzi. Te, cazzo. Che oggetto è questo? Scarti di cane. Che cazzo sono gli scarti di cane? Allora, vediamo gli oggetti. Allora, abbiamo il ciondolo. Papà me lo dite per il mio compleanno, uno dei miei tesori più cari. Si dovrebbe avere il Flauros dentro. Dovrebbe avere la sostanza, sì, che praticamente è quella che la salva dal demone, perché lei in pratica il suo destino è quello di diventare la madre del diavolo di non so se era Samael o no, qui è Valtiel, mi pare sia, è un altro demone questo, e lei dovrebbe essere la madre praticamente carnale proprio del demone, e questo antidoto le impedisce appunto di partorire il dio, gliel'ha dato il suo papà prelevato da Silent Hill. Allora, quando chiese a papà cos'era, mi disse solo un portafortuna, e infatti. Mi aggiunse di starci molto attenti, di non togliermelo mai, e infatti. Queste sono le chiavi di casa, ok. Le armi, che abbiamo solo la pistola. Ah, eccole qua, gli scarti. Carne secca ed alterata, a volte basta questa per distrarre i mostri. Ah. No, il 4 è parzialmente in prima persona. Quando il protagonista è all'interno dell'appartamento, si vede in prima persona. Poi quando va ad esplorare i vari luoghi di Silent Hill, è in terza persona. Che cazzo guarda di qua? No, forse c'è la porta. Vabbè. Qui ci sta un altro salvataggio. Ah, e anche le bevande salutari, quelle che ci ridanno l'energia. Ok, salviamo. I ricordi confusi del primo Silent Hill. Guarda che bello il menu dell'Xbox 360. Vabbè. Che abbiamo qui? Qui c'è un oggetto chiave. Una chiave. È caduto qualcosa tra il tavolo e il pavimento. Mi sa che era una chiave. Se solo avessi le braccia un po' più lunghe ci arriverei. Sul tavolo c'è una montagna di scatoloni piena di libri.
pieni di libri, non ci penso nemmeno a spostarli. Ah. Allora. Beh, in effetti, cazzo, spostate tutta quella roba. No. Ora mi sa che dobbiamo trovare un oggetto che ci permetta. Aspetta. Dovremmo trovare un oggetto che ci permetta di arrivare a prendere la chiave. Solo che dove cazzo devo andare, quindi? Ah, giusto, c'è la parte qui a T che non ho visto. Di qua, mi pare. Ok. Qui siamo nella piazzetta di sopra. Ok, qui siamo dal fornaio. Ah, ecco le pinze. Queste ci fanno prendere la chiave. Ho un paio di pinze. Ok, sono quelle che ci fanno prendere la chiave. Qui che cazzo legge? Ellen Bakery. C'è un volantino. Pane tostato, croccante a domicilio. Tutto in vendita. Il panificio di Ellen. Beh, non credo ci interessi. E pane. Ma non ho fame, dunque perché preoccuparmene, giusto? Perché preoccupartene? Non credo ci sia altro qui. Non lo so, Girolamo, non lo so. Io gioco sti giochi qua sul PC con tutti i giochi retro, quindi non lo so. Allora, dobbiamo tornare indietro, mi sa, eh. Dobbiamo tornare indietro. Cazzo, eccolo, aspetta che c'è il mostro, porco due, vai. Ok. Allora, torniamo indietro a prendere la chiave. Adesso con le pinze dovremo prenderla. È questa la porta? No, è questa. Ok. No, la donna, lei si chiama Ether. Allora, usiamo le pinze. Usiamo, aspetta, gli oggetti, dove cazzo, eccoli qua, vai con la pinza. E abbiamo la chiave, ragazzi. Scusate un attimo, ragazzi, che c'ho un problema sulla finestra. Ok. Lo so io, Girolamo, fidati. Allora, chiave presa con le pinze. Vediamo sta chiave che cavolo ci dà, che è. Questa chiave era stata gettata nel deposito, ho usato le pinze per prendere. Ok, esaminiamola. Sulla chiave c'è una targhetta che dice i miei bestsellers. Ah, sarà la chiave di una biblioteca, sì, ok. Sarà uno dei negozi lì sulla terrazza, probabilmente. Beh, diamo una salvata, va là, dato che siamo venuti qua. Che non veniamo qui per niente. Ok. Allora, torniamo. Aspetta. Ah, ma c'era la pistola in mano. Non mi sembrava che ce l'avesse. Oh, porca puttana, ancora ste merde. Ripeto, cerchiamo di ammazzare meno mostri possibile, perché il finale buono, mi pare, si ottiene proprio ammazzando poca gente. Porca puttana, ma steso la merda. Oh! Porca puttana. Ma Madonna, sto già giallo, cazzo. Sto già giallo, porca puttana. Allora. No, io sul telefono non gioco proprio. Cazzarola. Dove cazzo è sto negozio? Ah, eccoli i miei bestseller. Allora, quello è il negozio incriminato. No, volevo vedere se si aprivano altri negozi. Ma non credo, secondo me. No, cazzo! Porca puttana. Ah, stanno in due ste merde. Ok, i miei bestseller, eccolo qua.
poi. Ok, allora, guarda che bello il poster di Maria qui, di Silent Hill 2, che carini. Allora, vediamo un po'. È che io non me lo ricordo benissimo sto gioco, cioè me lo ricordo nelle fasi principali, ma... Allora, qui parla dei libri, che non c'è niente, sono tutto reperibili, sti cazzi. Ah! Ho dei proiettili per pistola. Ok. Qua ci stanno dei libri. Antologia di Shakespeare, 2, 3, 4, 5, 6, cazzo, 1, 2. Ok. Allora, vediamo un po'. Solo impiegati. Ah cazzo, c'è una combinazione qui. Faccio un foglietto qua, vediamo se c'è scritto qualcosa. Il giusto è sleale, lo sleale è giusto. Metti questi libri in disordine. In disordine. Ma sono i libri che ho appena preso, quindi? Fammi vedere sti libri. No, ma scusa un attimo, ma com'è gestito sto? Ah, ok. Allora, era sul pavimento, proprio come c'è scritto Antologia di Shakespeare. E quindi che cazzo è? Ah, ci sono dei numeri qua, fermi. Naturalmente dovremmo metterli in disordine, nel senso che dovremmo metterli vicini per formare i numeri. Perché i numeri sono scritti un po' su un libro, un po' sull'altro. Ok. Allora, vediamo un po'. Ma dobbiamo trovare il primo numero. Eccolo qua. Quindi questo potrebbe essere un 2. Lì non c'è scritto niente. Un 2, ok, questo è il proseguo. Un 2, un 7... 270 forse, 2701 potrebbe essere, 2701 potrebbe essere, 2701, vediamo un attimo, 2701, vai, aperto, ok. Claudia. Hey, wait. What's going on? Where is everybody? Those weird monsters. They've come to witness the beginning. The rebirth of paradise, unspoiled by mankind. What are you talking about? Don't you know? Your power is needed. How should I know? I am Claudia. So what? Remember me. And your true self as well. Also, that which you must become. The one who will lead us to paradise with blood-stained hands. Claudia, right? Did you do all this? It was the hand of God. Wait! Allora ragazzi, facciamo un discorso sul personaggio che abbiamo visto, Claudia. Claudia, ai fini del gioco, è un personaggio molto importante. Allora, Claudia era
in buona sostanza una compagna di classe delle scuole elementari di Aether, alias Alessa. Chiaramente Claudia, una volta diventata grande, è divenuta il leader del gruppo di Silent Hill dei fanatici religiosi, quindi si è messa alla ricerca tramite l'investigatore privato che abbiamo visto prima, si è messa alla ricerca di Aether per trovarla e fargli compiere il suo destino. Quindi Claudia, ripeto, è sostanzialmente il villain del gioco. Nel film, ricordo, era nel film Silent Hill Revelation, Claudia era interpretata da niente meno che da Carrie Ann Moss, che è quella che faceva Trinity in Matrix. Lì però la storia del film era un po' diversa, in quanto Claudia era il leader, sì, della setta, ma non era la compagna di classe, insomma, di Aether, anche perché nel film lei è molto più anziana, era la sorella di Christabella nel film, l'altra leader della setta che nel film viene uccisa nel primo film, appunto. Compri gioco di Potter? No, quelle robe là no, grazie. Allora, quindi adesso noi abbiamo capito, insomma, che Claudia è qui, non è a Silent Hill, è qui per farci ricordare il nostro destino, ma credo che nel farcelo ricordare il nostro destino si compie, perché appunto noi siamo niente po' di meno che Alessa travestita da Aether. Questo è. Allora, vediamo un po' la mappa. Okay, allora facciamo le cose fatte bene. Guardiamo se tutte le porte si aprono. No. Questa è la porta da dove sono venuto, credo, sì. La maggior parte di ste porte è comunque chiusa. Tutte chiuse ste porticine. Beh, giustamente lei andrà dietro a... Cazzo. Questa traccia faceva parte anche del film, del primo. Ah, c'è l'ascensore, credo sia possibile usarlo ora, ma noi da bravi ragazzi guardiamo tutte le porte. Non ricordi niente di sto gioco, eh? Io lo ricordo per sommi capi, anche per me è un po'. È tanto che non ci gioco. Ok, prendiamo l'ascensore, lo vedrete che succederà il disastro. Ma. E non c'è neanche il. Non ci sono neanche i pulsanti. Dal nulla arriva la radiolina. La radiolina ci avverte della presenza dei mostri. Oh, questo spieghi lo statico di prima. Si sente solo statico, forse è rotta. Ho una radio. Qui parte una cutscene. Non è un sogno, tesoro. Sì. È scesa da un ascensore per salirne su un altro. Not even a kid could believe in this. When am I gonna wake up? Oh cazzo, aspetta, dove cazzo siamo qua? Allora, siamo al primo piano. E prima dove cazzo eravamo, scusa? Ah,
Allora, lì ci stanno i cani. Proviamo a vedere di qua prima. Ma cazzo, c'era il cane, non l'ho neanche visto, porca puttana. Ragazzi, è buio impestato qui dentro, eh. Allora, prendiamo le bevande salutari, che è salutare. Ok. Lì c'è il salvataggio. Qui che cazzo c'è? Un'ampolla. L'ampolla dovrebbe darmi tutta l'energia in un colpo solo. Comunque farmi recuperare parte di molta energia. No, guarda, mi fa male la testa, ma allo stesso tempo mi sembra di riconoscere. Per forza è quello del culto. Lo so che faresti meglio a non ricordare. Ok, magazzino. Continuiamo a sovrascrivere. Ok. Ok. Dobbiamo trovare la torcia, ragazzi, perché veramente non si vede un Kaiser qua, eh. Non si vede un Kaiser. Eppure di là c'è il cane, ragazzi. Cazzo, si è svegliato il cane. Non si vede niente, ragazzi. Andiamo dall'altra parte per capire se riusciamo a beccare. Io credo che ci sia la torcia qui a un certo punto, eh. Dai, incredibile, cazzo, che non ci sia la torcia qui. È tutto chiuso, porca puttana. È davvero tutto chiuso. Ma ragazzi, non... Ragazzi, mi stanno mangiando, zio cane. Già non ha un polva. Ma ci stanno una botta di cani di qua. Allora, facendo conto che abbiamo aperto praticamente tutto, davvero devo andare solo di là, eh. C'è una scala. C'è una scala che scende dal soffitto, ma non arriva a terra. Non riesco a giungerla neanche se salgo sul tavolo lungo le braccia. Ok, serve un attrezzo, ragazzi. Serve un attrezzo per tirarla giù. Allora, è da qui che sono arrivato, no? Sì che è da qui, porca puttana, ma dai, ma che cazzo fai? Madonna, ma tutti sti mostri, porca puttana. Allora, qui non c'è un cazzo. Non c'è niente. La porta è rotta, la porta è rotta, ma zio cane, ma...
proiettili per pistola e una scatola del pronto soccorso. Non lo so, Alex, non lo so. Allora, vediamo qui. Attenzione, non lasciare la stanza, assicurarsi di spegnere le luci, se non verranno spente risulterà evidente. Quindi spegniamo la luce. Ah, ecco la torcia, signori. Ecco la torcia. Era ora, porca puttana. Oh, adesso almeno vediamo dove andiamo. Ok. Aspetta, ci stanno i cessi qua. Ho dell'ammoniaca. E che ci facciamo? Ma dai, ma c'è qualcuno dentro? Porca puttana, ragazzi. Madonna! Madonna, si è aperto, porca puttana. Che cazzo c'è qua dentro? C'è sangue dappertutto, ma non c'è nessuno. Qualcuno ha risposto, o me lo sono sognato. No, ha risposto, zio cane, ha risposto. No, ma siamo già curati, ho usato l'ampolla. Mamma mia, ragazzi. Ah, vuoi togliere il blocco? Sì. No, forget it. This is way too gross. Who would even think of doing something so disgusting? E non mi ricordavo sta cutscene. Non voglio più avvicinare un centimetro di più, non la voglio nemmeno guardare. Cazzo, non ricordavo sto passaggio così, diciamo, divertente, chiamiamolo così. Ok, allora... Qui c'è il cesso 1, il cesso 2. Ok, è chiuso. Serratura è rotta. Ok, c'è una serranda mezza aperta. Ok. Cazzo! Ma pure il cane, porca puttana. Ah, è lo stesso negozio di prima questo, dove avevamo trovato la pistola. Ah, ecco la gruccia, mi ricordo la gruccia. La gruccia potrebbe servirmi per abbassare la scala. Potrebbe servirmi per abbassare... Il giubbotto antiproiettile. Fatemi vedere tutti questi oggetti, però. Allora. Un luce di ferro che ho preso alla boutique. Ok. Ammoniaca, il tipo di roba che si usa per pulire il bagno. Mi sa che a casa non ho lo stesso tipo. Pericolo non mischiare, ovviamente. Giubbotto di proiettile è pesante da indossare, ma mi dovrebbe proteggere contro gli attacchi dei mostri. Ah sì, allora io credo che l'unico problema è che è pesante, ingombrante, mi farà correre più lentamente. Infatti questo giubbotto mi fa correre più piano, però conviene usarlo, ragazzi, perché vedi che qua appena ti toccano t'ammazzano. Domani Italia e Turchia, bella roba da vedere. Ok, quindi qui abbiamo preso pure il giubbotto antiproiettile. E cazzo, che cazzo è successo? La porta è rotta, non posso aprirla.
Che cazzo è successo? Ho sentito un gracchiar di porta. Qui c'erano i camerini che adesso non ci sono più. Vabbè, torniamo indietro. Allora, lì mi ha segnato tra l'altro la mappa che c'è la scala da tirar giù. Io completerei un attimino. Non credo ci sia tanto da completare qua comunque. Non credo ci sia tanto da completare qua. Mi sa che dobbiamo tornare indietro, ragazzi. Dobbiamo per forza tornare dove c'era la camera con la scala. Che è di qua, se non ricordo male. Cazzo, neanche pesasse 2 quintali sta roba. Allora, ok, vediamo un po'. Proviamo a usarla qui. Proviamo a usarla qui. Dove cazzo sta sta gruccia? Eccola qua. Ma come non la posso usare? Ma che cazzo dici? Forse mi devo girare? Ah, è qui che devo usarla. Vai. E andiamo. Ok. Dovrebbe esserci qualcosa di simile qui, non è mica un ospedale. Serratura è rotta. Serratura è rotta. Ah, lì c'è la TV, la stessa cosa che vide Harry Mason, suo padre, nel primo gioco. Ma no, ma figurati se faccio la live su una partita del genere. Mamma mia. Vediamo la TV un attimo. Lo stesso filmato di Silent Hill 1. Questo per fargli rimembrare chi è. Non vedo niente, non sento niente, ma cos'era? Mi chiedo. Io avevo sentito qualcuno dire papà. Era lei, ragazzi. Ok, vediamo qua. Oh, cazzo. È aperto, cazzo. Ma dove cazzo siamo? Qui è un bel problema, ragazzi. Si vede un cazzo, ragazzi. Allora, qui c'è una porta. Tutto chiuso. Cazzo, c'era una porta da vedere di qua, ma è chiuso. C'è qualcosa che si muove nell'ombra, ma non l'ho ancora visto. Lo devo ammazzare questo, ragazzi.
sparito, porco due. Vediamo se riesco ad aggirarlo. Ok. C'è una stanza molto grande. Una volta che sono passato di qui c'era un bel anello d'argento. Peccato sia scomparso, uffa. Cazzo. Non mi preoccuperei tanto di sta roba. Che cazzo è? Ho una noce. E che cazzo serve la noce, ragazzi? Allora. È una noce grandina dalla vetrina del gioielliere. Dentro c'è qualcosa che si muove, ma non la posso aprire a mani nude. E con cosa la apro? Siamo andati fuori dall'altra parte. Ah, siamo dall'altra parte dove c'era la TV praticamente. Esatto, la TV era di qua. Ah, qui c'è da salvare. C'è il simbolino rosso, salviamo. Ok, siamo dove c'era la TV. No, di qua mi sa che non si va, non si va. Quindi teoricamente qui abbiamo finito, lì è chiuso. È chiuso e quindi dobbiamo prendere le scale per andare di sopra. Credo di sì. Credo di sì. Fammi vedere la mappa qui. Abbiamo un corridoio, andiamo a sinistra. C'è un cane qua. No, no, aspetta, aspetta, c'è una porta qui. Ma che cazzo è che parlava? Ok, qui... Porco due, hanno cucinato un cane. Che cos'è quello? Un cane alla brace. Ma chi diavolo può fare una cosa del genere? Per di più, chi se lo mangerebbe? C'è qualcosa nella pancia del cane. Oh, la chiave bruciacchiata. La chiave bruciacchiata. Che cazzo è? Questa chiave era dentro al cane, abbrustolito al ristorante, blè. Però non me la fa esaminare. Non me la fa esaminare, non credo... Che ci sia nient'altro a preoccuparci, no? Bevanda a salutare, scatola pronto soccorso, perfetto. Ok, quindi non si apre niente di qua. No. Ok, allora usciamo e andiamo nell'altro corridoio, quello dritto. Dai, porca puttana! Apre un cazzo manco qua. Ah, il cesso. Vediamo come stiamo messi con l'energia. No, stiamo messi bene. Il giubbotto antiproiettile funziona. Ci deve essere qualcosa nel cesso qua. Non c'è un cazzo nel cesso, ragazzi. Ma cazzo, non c'è niente. Possiamo andare dall'altra parte poi? Sì, beh, lì è aperta la... No, scusa. Lì è aperta, lì sulla piazzetta. Cane maledetto, porco due. No, che cazzo!
Ragazzi, li devo ammazzare ste merde. Puttana! Madonna ragazzi, ma che porca puttana è sto qua? Allora fammi vedere... Madonna, sto di merda ragazzi. Sto di merda. Allora, io non ho capito sta chiave qua. Allora, aspetta, fammi leggere. Sulla porta c'è una mezzaluna rossa e una tacca arrotondata. Qui è scritto qualcosa nello stesso tipo di rosso. Inanellando le 300 giornate e notti, da dietro la porta si sentono grida di dolore. La destinazione finale è divenuta realtà, ma non un buon inizio. Ho capito che cazzo voglia dire, ma... L'unica roba che mi viene in mente con la chiave bruciacchiata dovrebbe essere la porta, quella giù che non si apre. Quella giù che dove ho trovato scritto che era chiusa, ma non che non si poteva aprire. Quella di qua è tutto chiuso. Ragazzi, dobbiamo tornare giù. Cioè, credo bisogna tornare giù. Ok. Però dobbiamo tornare giù. Allora io darei una salvata qui, però magari non sullo stesso salvataggio, ne facciamo un altro, così tanto per. Allora fammi vedere, c'era una porta, eccola qui. Ok, ho visto dove è. Questa sarà quella della porta della chiave bruciacchiata. Non vedo altra porta che si possa aprire, Ma porca puttana. Devo andare a sinistra. A sinistra, cazzo! Ok. Dove cazzo è sta porta? Ok, subito a destra. È questa, ragazzi, non c'è altra spiegazione. Chiave bruciacchiata, ok. Dove cazzo siamo qui? Ah, è una stanza chiusa, ragazzi. Quindi qui ci deve essere un oggetto chiave, altrimenti non so che cazzo fare. Bevanda salutare, perfetto. Ho un tubo d'acciaio. Beh, il tubo d'acciaio... Ma è tipo un'arma il tubo, no? Sì, me la dà come arma. Meglio che ci pippiamo una di queste, ecco. Ok, ma non può esserci solo il tubo, ragazzi. Non può esserci solo il tubo. Ah, ma c'è una porta qua. Ma non è segnata in mappa sta porta. Ah, vabbè che siamo nella realtà alternativa qui, ma malevola. Quindi potrebbe essere anche che non ci stia la porta. Allora. Doveva essere un caffè, vabbè. Il feasting, sì. Allora. Ah, ok, c'è una porta. Madonna, che due palle questi che piangono. Allora, niente, dobbiamo fare il giro qua della piazzetta. Qui c'è una porta, ok. Questo
Questo è un negozio, mi sa. È un negozio. Ho del sapone. Ma che cazzo ci facciamo con tutta sta roba, ragazzi? Fammi vedere il sapone. Raccato il lavandino e il forno è per il bagno. Esamina. Pericolo non mischiare. Ah, potremmo mischiarlo invece con l'ammoniaca. Non mi ricordo per far cosa, ma probabilmente serve. Ok. Però allora facciamo una roba prima, una roba un po' più saggia. Torniamo un attimino indietro, facciamo il giro della piazzetta per vedere se ci sono altre porte da aprire. Per capire quante porte possiamo aprire qua. Allora, qui c'è una porta che non si apre. E infatti è chiusa, vedi? Anche qua, cazzo! Allora, lì serve una chiave sicuramente. Quindi, arco 2, quindi abbiamo fatto bene a venire qua. Cazzo sta sta porta? Ah no, 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 di qua è il bar a cui siamo venuti. Ok, la porta è questa. Perfetto. Ok, allora vediamo un po'. Qui abbiamo una porta a sinistra. Che non è una porta, no, non si apre proprio. C'è un maxi ventilatore. Non ho idea di che interruttore sia, ma è acceso. Vuoi spegnerlo? Lo spegniamo. E si può riaccendere volendo. Il motore è spento. Vuoi accenderlo? No. No, no, lasciamolo spento un attimo. Ah, le falene non ti fanno passare, secondo me. Infatti non ti fanno passare. Andare avanti, fa un po' paura ed è anche pericoloso. In modo deve esserci, non posso infilzarli uno per uno. Ci vorrebbe un insetticida. Ah, ok. Quindi dobbiamo mischiare i due prodotti che abbiamo. Fammi vedere. Allora, combina con il sapone. E usa. Ah, sì, c'era il secchiello lì appena fuori dalla porta. Ah, ok, così le facciamo morire. Ah, quindi adesso se noi rientriamo, no, non posso, non ho troppo paura di morire, meglio stare lontani da quel corridoio. Il ventilatore non è in funzione, dunque dovrebbe esserci il gas velenoso all'altra parte. Ok, quindi adesso lo riattiviamo e dovrebbe sparire. Se non lo spegnevamo non potevamo fare sta roba, perché altrimenti l'esalazione spariva. Ok. Il tubo con la noce, dici? Anche. Ora intanto vediamo se le falene se ne sono andate. Sì, sono morte, ok. Allora vediamo un attimo il discorso della combina. No, ma vedi, non me le fa. Allora, gli oggetti si combinano fra oggetti. Non posso combinare un oggetto con un'arma. Quindi non si può fare. La porta è bloccata.
non ci stanno porte, c'è solo un corridoio. Ok. Oh cazzo. Che cazzo c'è? Serratura è rotta. La serratura è rotta. Magazzino tipo. E i proiettili per pistola, grazie, grazie. Ah, gli scarti del cane. Gli scarti di carne, scusate. Che non, poi non li ho ancora provati, ma serviranno tipo per tenere... Ah, gli scarti potrei darli appunto al cane. Quando ci sono i cani, loro mangiano lo scarto e mi lasciano stare. Infatti, i primi scarti di carne li ho trovati dove c'era il cane che li mangiava, giustamente. Ok. No, di qua. Che cazzo c'è, porco due. Non ci sono oggetti qua. Ok, allora qui si va sul, di nuovo vicino al terrazzone. Io però andrei a verificare cosa c'è in fondo all'ultimo, al corridoio qua, che non l'abbiamo visto. No. Prima di proseguire. Sembra che dobbiamo andare via di là, ma andiamo a controllare. No, qui è addirittura chiuso, cioè proprio c'è il buco. Ok, allora niente, dobbiamo andare di là. Allora, vediamo un po'. Cazzo, qui è tutto chiuso. No, cazzo, dove vai? Madonna, c'era il buco in mezzo, mamma mia. Fatemi usare sta carne di merda, fatemi usare sta roba. Mangiati la carne, stronzo. Vedi che il cane sta fermo? Il cane sta fermo, ragazzi. Ok. La serratura è rotta. Cazzo, pure questo c'è. Io volevo vedere lì se c'era... c'è un mostro volante, tra l'altro. Dai, cazzo! Madonna, mi stanno ammazzando, ragazzi. Continuiamo a usare equipaggia. Ragazzi, speriamo di trovare una porta qua che si apre, ok. Cazzo sono? Okay. Ah, lì c'è la porta che potremmo slucchettare. Ora qui si salva. Beh, salviamo, dai. Ok. In mezzo al binario c'è una specie di morsa. Ah, la morsa per rompere la noce. Fermi. Allora,
La morsa per rompere la noce. Vai. E che cazzo c'è dentro? Nel guscio non c'è una noce, c'è un gioiello. Ah, la pietra lunare, ragazzi. Mamma mia, dobbiamo tornare alla porta, quella dove c'era la mezzaluna. Dobbiamo tornare là, ragazzi. Dobbiamo tornare là. Dobbiamo tornare là. Dove c'è la porta con la mezzaluna. Ok. La porta con la mezzaluna dove sta? Sta al secondo piano. Ok. Quindi adesso noi torniamo. Allora dobbiamo fare il giro di là, di là. Ok, ok. Non cadere, porco due. Madonna, ci stanno già i mostri volanti anche. Ok. Ci stanno i mostri, ragazzi. No, cazzo! No, ma no, ma carica ste armi, Dio buono. Aspetta, perché ce ne stava un altro qua in giro, eh. E il bastardello sta dietro al bancone. È un bel casino, ragazzi. È proprio un bel casino qua. Allora, fammi capire. Dobbiamo andare a destra. A destra e poi dentro la porta. Ma dove sta la porta, zio cane? Ah, eccola qui. Ma che cazzo! Allora, qui c'è tra l'altro da salvare, mi pare, ok? Ok. Sovrascriviamo. Ora andiamo ad aprire la porta con la mezzaluna. Eccola qua. Secondo me è questa da usare. Ok. Aperta, aperta. Ok. Ok. Allora, di là c'è un mostro sicuramente. Dobbiamo andare giù, ragazzi, c'è una scalinata che porta giù. Vediamo come stiamo messi con la pistola. Ricarica. Thank you.
Qui mi pare ci sia il boss, il vermone. Ah sì. E la scala si è rotta, quindi non torniamo più su, ragazzi. Eh sì, qui c'è il boss, il vermone gigante. Spostati, cazzo! Oh, cazzo! Aspetta che ricarichiamo la pistola. È anche meglio che usiamo uno di questi. Ma dove stanno le scorte? Ok. È morto. Minchia, pure un obiettivo mi hanno sbloccato. Disinfestazione. Ok. E ci siamo, ragazzi. Ora il centro commerciale torna normale. L'abbiamo liberato. Ma non c'è mai nessuno, eh. Ok, dove siamo esattamente? Al primo piano, immagino. Immagino che questi negozi non si aprano manco per niente. Ok, qui c'è l'unica serranda aperta. Sì, non credo ci sia niente più da fare qua. Certo che corriamo proprio. Ciao Davide, come effetto a Stargate Rio a tutti sti su, amico tempo. Ma quando parli in Veneto mi fai morire. Amico tempo solo per uno se l'è tanto. Ragazzi. Cosa volete che vi dica? No, a parte gli scherzi, io lavoro anche da casa ultimamente, molto spesso, quindi mi gestisco un po' i tempi, quindi ecco che riesco in qualche modo a trovare un po' il tempo. Allora, vediamo qua. Questa è una... Si entra qui. Ah, guarda che carini. Guarda roba, zio cane. Guarda roba. Scarti del cane.
Ma veramente io non me la ricordo sta stanza qua. Vuoi vedere che non c'ero mai stato? Salviamo, ragazzi. Vabbè, vediamo che succede, poi in caso concludiamo, sono già le 22:30, vediamo, dai. Questa sarà l'uscita per forza. Qui ci sarà la cutscene con l'investigatore mandato da Claudia. Heather. It's you. Musica drammatica. You must be one of them. What did I do? What do you mean by one of them? You're in on this with that Claudia, aren't you? Claudia? What about her? She asked me to find you, that's all. Uh-huh. So you are one of them. Claudia did all that? Look, I was just hired to find you. I'm not on anybody's side. I don't know anything about this. Why don't you start by telling me what happened here? And that monster, what the hell was that? I don't know any more than you do. All I know is that things are getting really screwy around here, and I've got a weird feeling it has something to do with me. No, solo la sensazione è colpa tua. I can't feel sorry for you, because you dragged me into this. You know, if you hadn't found me... What are you talking about? What's so special about you anyway? Perché sei Alessa. I wouldn't be so confused, would I? But I know there's something... Something I've been running from and forgot for a long time. Ah sì, hai mai dimenticato, sì. How did I remember that? What's wrong? Nothing. Where are you going? I'm taking the subway home. What should I do? Hell if I know. E siamo nella subway, ragazzi. Quindi lei adesso punta a tornare a casa. A casuccia. Qui non abbiamo mappe, non abbiamo niente qua. Okay. Vediamo qui a sinistra. Serratura rotta. Serratura non si apre, quindi per forza di cose dobbiamo andare di qua. Mamma mia, questo giubbotto antiproiettile, ragazzi, ti viene veramente da dormire qua. Qui c'è un'altra serratura, ma non si apre. Cazzo, qui è un dedalo, sembra tutto uguale. Ah, qui è proprio la metro. Chiaramente non c'è anima viva. La serratura è rotta. Serratura rotta. Serratura rotta. Stanno mappe qua, no? E serratura rotta. Quindi si dovrebbe andare per vie centrali qui. Cazzo. Ok, abbiamo passato il tornello. Ecco la mappa. Mappa dei sotterranei. Fammi vedere dove cazzo sono.
Ok, qui si può entrare? Ma che? Ah, ma possiamo scendere forse? Ok, allora vediamo un attimo qui in fondo dove ci stanno i bagni. Ah, eppure di qua si può scendere. Vabbè, proviamo a scendere da una parte di qua. Andiamo a piattaforma 1, che è chiusa. La piattaforma 2 è aperta. No, un cazzo è aperta. La piattaforma è chiusa col serve un tronchese, qualcosa qui. Vediamo qui in fondo. Che cazzo sono? C'è una porta. No. Si scende ancora là, ragazzi. No, giustamente piattaforma 3 e 4, però... Di là si sale. Aspetta, c'è un corridoio qui che gira con un'altra porta. Vediamo. Ah, ok, li salviamo, ragazzi. Qui salviamo. Ok. Ok, negozio di hamburger. Ok, ragazzi. Ok, ragazzi. Allora, fammi vedere che non ha, che abbia salvato. Perfetto, perfetto. Allora ragazzi, io direi di fermarci qui per questa sera. Abbiamo già fatto il primo livello, il primo blocco di livello, che è il centro commerciale. Ora, se non sbaglio, dobbiamo scorrazzare un po' per la metropolitana e poi dovremo arrivare in una casa simile Strega di Blair prima di arrivare a casa del paparino, dove purtroppo troveremo una brutta sorpresa. Grazie a tutti ragazzi, vi auguro una buona serata, una buona notte. Come al solito ricordatevi di mettere un mi piace al video, condividetelo sui social e per chi non lo è, si abboni al canale, che mi sostenete, che grazie a voi che siete abbonati, insomma, mi date una mano per continuare a fare tutte queste belle serate su YouTube. Grazie a tutti ragazzi, buonanotte, buonanotte, ci vediamo, no, domani no, ci vediamo penso dopodomani. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.